Per piacere, può accompagnarmi via Teulada? Ho fretta, Per piacere, faccia presto perché devo andare in trasmissione alle due. Appunto, mi sembrava un po' la voce. Anzi, quando l'ho visto salita, sì. Lei è Pippo Baudo. Sì, sì. Noi siamo suoi grandi ammiratori. Grazie. Io, mio figlio, mia moglie e anche mio suocero stanno sempre davanti al televisore, sempre a guardarla. A Domenica Inn ci fanno un sacco di risate. Io magari un po' meno perché qualche volta so di servizio. Ah, già, lei lavora qualche volta la domenica. Sì, anche la domenica io lavoro. Però quando ritorno a casa, stanco morto, che mi tocca a mangiare solo, perché stanno tutti davanti al televisore, stanno sempre a guardare. Io allora non posso dire una parola, devo mangiare solo. E se per caso dico, beh, com'è andata oggi? Sì, proprio l'osce c'è qualcosa, sotto zitto, sei stanco, vattene a dormire, dice Teresa, mia moglie. Senta Pippo Baudo, mi darebbe un po' di bietti per venire a vedere domenica io. Ah, oggi è Natale. È Natale, proprio perché è Natale, sarebbe il più bel Natale della vita mia se lei dai bietti. Quanti posti ha bisogno? Quanto soltanto per la mia famiglia. Ma sai quando arrivo a casa a mia moglie che gli dico, Teresa, preparati che ti porto a Domenica Inn, mi sa che acchiappa il volo, se no dalla camera da letto, quella mi sponda, mi arriva in cucina, mi arriva Pippo Baudo. Senta, ma è quella lì sua moglie? Eh? È quella lì sua moglie? Sì, sì, è questa. Ah, me la faccia vedere un momento. Ecco qua. Ah, è una bella donna. Beh, accidenti, io l'amo. L'ho sempre amata tutta la vita, qualche volta, sa, mi tocca anche tradirla col pensiero, perché a me capitano delle donne che... Ma certo, facendo questo mestiere chissà quanti incontri, quanta gente... Queste donne con il loro sex appeal mi fanno girare la testa. E lei? Io non posso resistere, noi siamo dei maschi latini. Lo capisco. Poi io sono molto incline al coupe de foudre, Pippo Paolo. Al colpo di fulmine. Colpo di fulmine. Senta, Pippo, allora veniamo io, mia moglie, mio figlio e mio suocero. Ah, suo suocero. Bella panza, buona porchetta. Aspetta, veniamo noi all'intervallo facciamo una specie di snack, una specie di sbaglio. Dai, se magna. Se magna. Ammazzo, è gagliato. Ma che panino. Portiamo un po' di spumantino noi e facciamo un bel brindisi. Passiamo un Natale fantastico, una bella domenica indimenticabile. È gagliato. Pensato. Acceleriamo perché facciamo tardi, sì, dai, sì. Il programma purtroppo è in diretta. Va bene. Tutto in diretta. No, voglio comunicare. Zara 87, lo sapete che ho io come cliente qui oggi, Pippo Baudo, Domenica Inn, io, Teresa, mia moglie e mio figlio e mio socio, andiamo a Domenica Inn. Guardateci, passo e chiudo. Come metto? Metto bene, metto blu. No, metto un blu, mi metto... capirai, un avvenimento di niente. Lei ha partecipato chissà a quante cose importanti. Sei chiuso. Mica la prima volta che viene alla RAI. No, è la prima volta che sto a contatto col pubblico con queste camere, le telecamere che riprendono me e tutta la mia famigliola. C'ho mio figlio laureando in ingegneria, anche lui ci tiene molto. Conosce tutto, capirai, c'ha tutti i libri che parlano di tutta la sua vita, la vita della RAI, di tutti i cantanti, di tutti gli attori cinematografici, di tutti i ballerini, di tutti. Fa la chiappona, c'è, fa la chiappona bionda. Come si chiama? Raffaella, Raffaella Grande. No, non c'è. A lei piace molto Raffaella. La bugione di niente. La prego. Raffaella Grande. Gagliarda Domenica Inn. Sì. Allora oggi passiamo una domenica indimenticabile. Può pure cantare. Il più bel Natale di tutta la vita mia. Perfetto. Ci fermiamo, adesso siamo arrivati. Vai in televisione italiana. Ecco Paolo, vengo subito. Prego Pippo Paolo. Eccoci qui arrivati. Grazie di tutto. Allora veniamo io, mia moglie, mio figlio, mio socio con la bella pazza e buona porchetta, mio figlio lavorando in ingegneria.
Vi aspetto. Perché passiamo la domenica in dimenticato. Scusi, in questo momento noi siamo collegati con l'America via satellite. Ma che mi dici? Siamo collegati. Ma che è oggi? Siamo collegati con l'America via satellite. Via satellite. Lei può fare gli auguri a tutti gli americani. Ma io non lo vedo il satellite. Ma che è? Per dirci che passa? No, no, il satellite sta molto più in alto. Sì, lei può salutare tutti gli amici, i tassinari, i parenti. Ma come, c'ho i parenti? Siamo collegati con l'America. Ah, davvero? Sì. Io poi ho avuto delle manifestazioni dagli americani indimenticabili. My dear friends, my English is zero, but I want you to know how much I appreciate this first approval of the America. Hospitality and the generosity. Very if old America is like you, I am proud to be a citizen of the Kansas City. C'è pure De Niro, sì, in America Taxi Drive. De Niro, sono l'Italia Taxi Drive, Pietro Marchetti, 40 anni di onorato servizio. Thank you very much, America. Thank you. Ci vediamo allora. Sì, senz'altro, vediamo. Io acchiappo mia moglie, acchiappo mio figlio, se non mi tiene, la via la porto in braccio a domenica. Va bene. Grazie a te. Vada, vada, vada. Grazie a te. E noi, arrivederci. Andiamo avanti con il programma. Voi studio.